Le attività investigative sono state svolte dal nucleo investigativo della Forestale, sono partite 2 anni fa, hanno portato alla luce un presunto traffico illecito di almeno 125.000 tonnellate di rifiuti urbani e speciali. Essendo i cittadini emiliano-romagnoli le prime vittime di questa mala gestione, ripeto, indirizzata molto di più verso un'idea di attività industriale qualunque, di attività industriale che deve essere indirizzata al profitto e quindi all'idea sempre di margini di profitto per le SPA e per le multiservizi, allora quello che si è perso totalmente di vista, e ce lo conferma questa ulteriore indagine, è l'interesse primario dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente come bene primario. In questa assemblea e nella commissione competente non ci sia difficoltà a parlare del tema dei rifiuti e onestamente, se vi devo dire la verità, non è che smaniamo neanche da ricominciare così in fretta. Insomma, facendo qualche ricerca, anche perché io sinceramente so molto poco rispetto a quello che è avvenuto, se non in base agli articoli dei giornali. Evitare una riflessione approfondita e mirata su un tema che invece è prioritario per i cittadini, perché, ripeto, è la salvaguardia dei loro soldi pubblici, la salvaguardia del loro ambiente e della loro salute, mi sembra non particolarmente difendibile. Quindi da un lato si rifiuta sempre perché non siamo magistrati e ci sono già i magistrati. Dall'altro, e quindi bisogna aspettare perché non ci sono stati rinvii a giudizio. Dall'altro però effettivamente non si è ancora capito bene che cosa succede e quindi si farebbe dello storytelling. Io credo che sia di particolare gravità ancora una volta nascondersi dietro un dito e non accettare quindi di prendersi la responsabilità politica di dire qui c'è qualcosa che non va, i conflitti di interesse vengono a galla. Per una volta la politica non dovrebbe inseguire la magistratura e andare sempre a ruota, ma per prima dire facciamo degli approfondimenti, facciamo delle verifiche, vediamo, proprio perché siamo sicuri che non c'è nulla da nascondere da nessuna parte, e non farsi sempre invece stupire dai giornali, dalle notizie che escono, dalle indagini, in questo caso del Corpo Forestale, che va ringraziato per la serietà di queste indagini, che a questo punto anche noi attenderemo con particolare interesse, visto che la maggioranza e la giunta, la maggioranza in questo caso, quindi i consiglieri regionali di maggioranza, non intendono entrare nell'argomento né discuterlo con, dal mio punto di vista, la serietà che avremmo atteso. Commissione d'inchiesta è stata respinta.